CIS, di cui io sono il presidente, è un'associazione di privati cittadini che è nata circa 37 anni fa a Palermo. E il motivo per cui abbiamo deciso di metterci insieme e creare questa associazione è la solidarietà tra le persone, la difesa dei diritti umani, se preferite. Il progetto Mapping for Change, che è un progetto che è promosso anche dal Ministero dell'Ambiente e dall'ONG CIS, è un progetto che svolgiamo in questa scuola che si promette di promuovere l'educazione alla sostenibilità ambientale e alla consapevolezza di quelli che sono i problemi e le sfide ambientali che il nostro pianeta deve affrontare. E lo fa attraverso degli strumenti tecnologici nuovi, innovativi, digitali, che sono anche alla portata di tutti, in particolare quelle che sono le immagini satellitari, gli strumenti che permettono di navigare e di osservare il nostro pianeta dall'alto. Perché osservare il nostro pianeta dall'alto? Perché osservare la Terra dall'alto ci permette di scoprire delle cose estremamente interessanti che con la vista nostra normale a livello del suolo difficilmente riusciamo a cogliere. Grazie ai nostri progetti stiamo sostenendo le comunità di agricoltori, sia donne che uomini agricoltori, e in particolare chi coltiva gli alberi di anacardo, che è un albero molto resistente ai cambiamenti climatici. La nuova strategia nazionale di sviluppo sostenibile, che adesso è in fase di, ha subito un processo di revisione, adesso è in fase di approvazione, prevede che affinché il cambiamento sia effettivamente tangibile, sia attuativo, quindi che le strategie vengano applicate nei territori, è fondamentale che devono essere create le condizioni affinché questo sia possibile. E quali sono le condizioni necessarie per il cambiamento? Abbiamo individuato tre principali vettori, chiamati così, di sostenibilità. Primo vettore, quindi la coerenza, un impegno più istituzionale. Nel secondo, la cultura, e quindi il ruolo fondamentale delle scuole. Il terzo, la partecipazione. Quindi siamo tutti chiamati a partecipare al cambiamento attuando delle scelte di vita sostenibili. Mustafa, che viene dal Marocco, che ci sta dando una mano, e Barbara, che viene dalla Spagna.